Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Trasformare Viale Repubblica in Viale dell'Artigianato, una proposta arrivata da una delle artigiane presenti proprio nella zona. Come è nata questa idea e quali esigenze potrebbe soddisfare? Sì, buonasera Marco. Come è nata questa esigenza? È nata dall'essere vivente, dall'essere cittadina di Voghera. Sono artigiana qui a Voghera da aprile e me ne sono accorta che sono certe cose che possono migliorarsi. E una di queste è proprio il viale, un bellissimo posto, un grandissimo potenziale. Ci offre sia lo spazio, ci offre anche il parcheggio che non andremo a intaccare, poi ci offre la visibilità, è una strada di grandissimo traffico. Quindi nel concreto andarla a valorizzare in quale modo? Si parlava di un mercatino. Sì, inizialmente come è nato il tutto? È nato il tutto il 10 di ottobre. Quindi pochissimi giorni fa. Pochissimi giorni fa ho postato su Facebook questo post. Cosa pensate del mercatino di Natale sul Viale della Repubblica? Ho ricevuto tantissime adesioni, tantissime persone che mi chiedono come ci dobbiamo organizzare perché vorrebbero partecipare come artigiani, anche quelli che non hanno una partita IVA. Quindi vogliamo mettere un po' in moto anche il commercio. Anche un cittadino comune, magari che ha un hobby particolare e vuole farlo conoscere, può venire qua e presentarlo alla cittadinanza e ai visitatori. Anzi, dirò di più che anche i cantanti ci hanno chiesto l'intervento, il loro intervento. Quindi l'adesione è grandissima, le opinioni sono tantissime, sono tutte ottime, contentissime, perché non ci abbiamo pensato prima. L'ha detto pochissimo, poco fa, il fattore parcheggi. Qualcuno ha fatto notare che il viale non dispone di aree per parcheggiare. Potrebbe essere un problema questo, forse non è la zona più indicata? Beh, vivendo il viale tutti i giorni me ne sono accorta che i parcheggi ce ne sono. A parte i due parcheggi che ci sono nelle strutture adiacenti all'ASL, poi abbiamo qui vicino a noi il parcheggio dove c'è Pala Oltrepò, giusto? Quindi in quella zona lì di parcheggi ce ne sono. Poi l'intento di questa manifestazione è quello di far circolare la gente. La gente deve convivere e vivere la città anche passeggiando, quindi non si deve spostare per forza in macchina, anche perché da quel lato là abbiamo, come si ben conosce, via Luigi Barbieri, che è un grandissimo potenziale di utenza. Quindi i cittadini che abitano in quelle zone, raggiungendo magari il centro, passano da Viale Repubblica a piedi e incontrano questo mercatino. Bravissimo, tra l'altro lasceremo anche lo spazio per la pista ciclabile. La pista ciclabile non sarà intaccata al massimo, quindi uno spazio ci sarà lo stesso per la pista ciclabile. Quindi chi vuole andare in bici, non andranno più in bici, porteranno la bici, insomma. Ma quelle sono tutte cose da definire ancora. C'è una competizione tra le attività periferiche come la sua e quelle del centro storico? Ecco, io ho sempre detto anche su Facebook, io non credo nella concorrenza sleale. Io sono dell'idea che più si lavora, meglio è per tutti. Io so chi sono, umilmente parlando, e non ho alcun problema a riguardo. È vero anche che chi è in centro è molto più favorito della periferia, diciamo periferia perché anche noi siamo in centro ma limitrofi. No, io non la vedo come concorrenza, anche perché almeno il nostro intento in questa manifestazione del Viale dell'Artigianato è non danneggiare il centro. Il centro deve continuare a fare quello che hanno fatto fino ad ora, anzi possono anche migliorarsi. Noi vogliamo portare qualcosa in più. A questo punto non rimane che parlarne con l'assessorato di competenza, le associazioni di categoria. Ha avuto già modo di contattarli oppure no? Sì, il mese scorso avevo parlato con l'assessore Marina Zaretti, ho avuto la fortuna di parlare il 21 di settembre, abbiamo discusso anche su altre cose, gli avevo parlato della potenzialità del nostro viale, oggi ho avuto modo di parlare anche con il presidente dell'ACOL, Maconi, in via molto qua per qualche minuto, ci siamo dati l'appuntamento per lunedì prossimo e mettiamo giù, ci sediamo un attimo, facciamo una tavola. È un work in progress. Ecco,
Ecco, stiamo lavorando per noi.